Ciao, mi chiamo Danilo, nella vita faccio anche il geometra. Oggi location esterna, come vi ho detto negli scorsi contenuti, in queste settimane rallenterò i contenuti pubblici perché talvolta non sono a disposizione. Oggi, per esempio, sono fuori e quindi non sono in studio, ma come vi ho promesso, vi aggiornerò sulle novità che escono e che vengono pubblicate in merito a tutte le notizie che ci interessano riguardo allo sblocco della cessione del credito, cioè, e tutto quello che riguarda il super bonus. In questo video, in particolare, che faccio in esterna, in un posto bellissimo, rilassante, dove però mi piace anche continuare a lavorare, non solo svagarmi. Mi sono preso un paio di appunti perché c'è stata recentemente una intervista alla presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che ha ribadito i punti fondamentali. Spero si senta bene perché c'è un po' di vento, quindi non vorrei che il microfono facesse rumore. Comunque speriamo, poi lo rivedrò quando andrò a montare questo video molto velocemente. Ci sono dei punti fondamentali che ANCE ribadisce e fa pressione sul governo e il quale dovrebbe in, sul quale, sui problemi, su questi problemi da risolvere, dovrebbe intervenire urgentemente, oramai da mesi. Ora siamo agli sgoccioli, agosto, per i crediti 2022 bloccati è diciamo la deadline perché arriviamo fino al 30 novembre con il termine ultimo per la remissione in bonis. Ma sappiamo bene i tempi burocratici di comunicazioni e tutte le difficoltà che ci possono essere. Comunque, i punti fondamentali, necessari, urgenti, che ribadisce la presidente dell'ANCE, sono sbloccare i crediti. Il primo, il fondamentale, il primo di tutti, che serve per non far fallire le imprese, quelle che ancora non sono fallite a causa del problema del blocco della cessione del credito. Durante l'intervista mi ha fatto un po' sorridere l'intervento di qualcuno. Comunque, l'intervista era tagliata, ve la lascio in descrizione. Solo con gli interventi della Presidente dell'ANCE e ogni tanto nei vari tagli si sentiva l'intervento finale di non so bene gli altri ospiti e sembrava che questi problemi fossero arrivati da soli, dal nulla, come se non fossero stati creati. Pazienza. L'altro problema urgente è la proroga dei cantieri in corso. Me li sono segnati qui questi quattro punti. Proroga dei cantieri in corso, cioè dare modo a coloro che non sono riusciti a completare i lavori in questi giorni, perché in questi mesi, perché ci sono stati vari problemi, uno tra i quali appunto la mancata riapertura della cessione del credito e tutti i problemi di quest'estate dovuti alle situazioni meteorologiche particolari che hanno colpito dal nord al sud tutto il territorio nazionale. Questi sono gli interventi più urgenti che devono essere fatti in questo momento. Non si è parlato degli esodati, comunque sia, quello è un altro fronte sul quale si è annunciato un decreto urgente che dovrebbe arrivare questo agosto. Vedremo, vi aggiornerò tempestivamente anche su quello. Mentre per il futuro la presidente dell'ANCE ribadisce tre punti fondamentali: stabilire delle soglie che permettano di usufruire del bonus in maggior misura a chi ha un reddito basso, quindi agli incapienti o chi ha un reddito basso, chi non ha possibilità, poter accedere a un incentivo più alto, quindi limitare la possibilità di accesso per tutti, che è stata molto contestata nel corso da quando è entrato in vigore il super bonus, no? Che anche tra virgolette i ricchi potevano rifarsi la villa, cosa assolutamente non vera, perché sappiamo bene dei massimali di tutte le problematiche legate all'applicazione dei bonus, però molti hanno questo messaggio in testa. Poi c'è la questione delle imprese qualificate. Necessario, a fronte di soldi pubblici, perché gli incentivi sono soldi pubblici, che le imprese siano qualificate di qualsiasi importo si stia parlando. Imprese qualificate significa imprese che fanno questo mestiere e quindi lavorano nell'edilizia da tempo, hanno un background, hanno capacità economica, capacità organizzativa, mezzi. Parliamo di solito dell'attestazione SOA che per oggi, per ora è stabilita e obbligatoria sopra 516.000 euro di lavori da eseguire, affidati da eseguire, però la presidente dell'ANCE abbassa la soglia a zero, dice anche 1 euro di lavoro finanziato con soldi pubblici, quindi i bonus, devono essere eseguiti da imprese qualificate, non neoimprese improvvisate che devono solo sfruttare il trend del momento.
E l'altro invece è ciò di cui ti ho parlato tante volte, il recupero della fiducia. Il recupero della fiducia di condomini, quindi il privato cittadino, le imprese, e la fiducia tra questi soggetti, compresi i professionisti, la fiducia di questi soggetti verso le istituzioni, verso il governo, verso chi legifera, è una fiducia persa e io credo che sia una delle cose più difficili da recuperare, vista anche la difficoltà di comunicazione nell'eventuale riforma del bonus che arriverà nel 2024, riordino del bonus. Prima risolvere questi problemi e poi riformulare il bonus in modo che sia un buon bonus. Questo lo potremo vedere solo quando avremo il testo in mano e fare delle ipotesi. Ma la fiducia, anche dovesse essere un'ottima riforma, come ho detto tante volte, non è riconquistata dall'oggi, non può essere riconquistata dall'oggi al domani, ma è un lento processo. Perché? Perché purtroppo, mediaticamente e anche sotto altri aspetti, negli ultimi periodi è stata bersagliata, è stato bersagliato il mondo dell'edilizia, è stato massacrato il mondo dei bonus, è stato additato come il problema di tutte le questioni finanziarie nazionali, il problema delle frodi, il problema dei materiali, adesso addirittura dei materiali scadenti, come se fosse colpa del superbonus, che ci sono soggetti che usano materiali scadenti. Questioni, quelle la fiducia, la serietà, che non possono essere riconquistate e applicate così dall'oggi al domani. Bisognerà fare un duro lavoro serio nel lungo periodo che permetta di riconquistare quel cittadino medio, quello che si ferma al titolo, purtroppo la maggior parte si ferma al titolo e nel corso degli ultimi mesi i titoli sono stati nefasti per questo mondo e quindi la maggior parte ha quest'idea che questo mondo sia costituito solo da truffatori o alla peggio da incompetenti, alla meglio da incompetenti, perché i truffatori ovviamente stanno a un livello peggiore di un incompetente o forse no, dipende dal caso. Con questo ho concluso, è un breve video, probabilmente ne farò altri perché comunque ho altri argomenti di cui parlare, però non so adesso se registrarne qui o aspettare di rientrare magari. Domani ci sarà la live, comunque ci sarò in studio, domani sarebbe venerdì, oggi è il 3, quindi domani venerdì 4 agosto alle 14 in via straordinaria ci sarà la live, via straordinaria perché di solito le mie live sono martedì, giovedì e sabato, e invece per quest'estate, solo per agosto, ho rallentato, le live saranno una settimana dove riepilogo tutte le questioni che sono più rilevanti per quanto riguarda il nostro mondo della ristrutturazione, della riqualificazione energetica, dei bonus della tua casa. Grazie di essere arrivato fin qui, non ti ho ricordato come sempre che se vuoi sostenere il lavoro che faccio puoi farlo attraverso un sistema di abbonamenti, trovi il link in descrizione, attraverso l'abbonamento il mio lavoro mi è permesso fare il lavoro che faccio e quindi dedicare tanto tempo allo studio, all'approfondimento, all'analisi, come potete vedere anche dai video precedenti. E contemporaneamente, chi è abbonato può accedere a contenuti esclusivi dove analizzo e rispondo a casi pratici, che mi vengono posti direttamente da voi. Ricordatevi, se mi scrivete un'email, di controllare nello spam. Io entro un paio di giorni, forse tre, durante questo agosto, rispondo a tutte le email che ricevo. Se non vi torna la risposta entro 2-3 giorni, andate a controllare nello spam. Se non c'è nemmeno lì, vuol dire che non mi è arrivata. Ti ringrazio di nuovo di essere arrivato fin qui. Lascia mi piace se ancora non l'hai fatto. Ci vediamo al prossimo contenuto.